basso che di chitarra corrispondono, perché basta guardare la corda in alto, la riga più, in questo caso sul foglio più in basso. Per cui se noi dobbiamo fare un sol basso, andiamo al terzo tasto, alla corda più in alto, che è quella più spessa, e se dobbiamo fare un sol più alto di un'ottava, andiamo alla quarta corda, al quinto. Perché non usiamo questo sol aperto, cioè la terza corda? Perché altrimenti non avremo quel controllo che invece avremo se noi schiacciamo la corda col dito, perché possiamo fare questo giochetto. Infatti, My Sharon è molto saltellata, cioè le dita non stanno a riposare sulle corde, non si siedono sulle corde. Allora, ci sono due sol bassi da ottavo e due sol, diciamo, acuti da ottavo ciascuno. Quindi bisogna prima imparare a fare questa danza. Vai, facciamolo. Ottavo, 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 ottavo. Non è così il pezzo, però bisogna partire riuscendo a fare questa cosa. Potete anche tenere ferme le dita, già in posizione, e usare il palm mute, non il finger mute, ma il palm mute, cioè appoggiare il palmo della mano sul ponte qua al fermacorde, e senza premere troppo, e avrete questo suono. In realtà però la canzone chiede che ci sia comunque un finger mute, perché non è così, ma è, cioè, proprio corto il suono, quindi più corto di un ottavo in realtà, quasi un sedicesimo, ma neanche, forse un 32esimo puntato, proprio è così. Quindi bisogna riuscire a saltellare sulle dita, non vale fare semplicemente mettere la mano in posizione, ma fare questa cosa, saltellare. Poi abbiamo sempre un sol di un quarto e un sol acuto di un quarto, quindi. Però anche loro sono stoppati, quindi vuol dire che durano un po' meno di un quarto, quindi pa, 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 pom, pa. Proviamo a farne 3, 4. Questo adesso viene seguito da un altro sol basso di un quarto, sol acuto di un quarto, quindi. Dopodiché ci sono due sol da ottavo bassi, quindi. Farlo fino a lì, 3, 4. Ok, il finale della seconda battuta è un sol acuto di un ottavo e un fa diesis, cioè secondo tasto, e quella è la difficoltà. Proviamo a fare un po' di volte questa cosa. Sol acuto e fa diesis, basso. Ok, adesso facciamo tutto. 3, 4. Ok, e poi si ripete. Poi andiamo avanti. Dopo il fa diesis della seconda battuta ci sono altri due sol da ottavo, due sol bassi. Quindi 2, 3, tasto 3, e due sol acuti, 5, 5 sulla quarta corda, poi c'è un sol basso da un quarto e un sol acuto, quindi 5 da un quarto. L'ultima battuta, quindi questa è una battuta che abbiamo già visto, è uguale a quella di prima, no? Ok, l'ultima battuta del riff, cioè la quarta, è composta da quattro note che sono, guarda, guardo lo spartito, che sono il do di un quarto col punto, quindi un quarto e mezzo, il si bemolle di un ottavo, un do di un ottavo e un si bemolle, perché anche se non vedete si bemolle non spartito, ma è già stato menzionato una volta come bemolle, rimane bemolle anche dopo, un si bemolle di un quarto puntato. Quella battuta lì sarebbe una cosa di fare velocemente così,
chitarrista in realtà fa questo accordo. Però adesso ragioniamo solo delle note. Praticamente do, si, do, si sono la quinta corda al terzo e primo. Do, si. Facciamolo assieme. 3, 4, do, si, 3, 4, do, si, 3, 4, do, perché qua il do, si bemolle, do, si bemolle. Della durata, il primo do di un quarto puntato, do, poi un si bemolle di un ottavo, si, un do di un ottavo e un si bemolle di un quarto puntato. Do, si, il suono che è questo, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si. E dall'inizio diventa. C'è solo da ricordarsi, anche per i chitarristi, che all'inizio c'è questo slide, che per riuscire ad arrivare a fare questo riff con l'indice al terzo, col sol basso, è meglio iniziare a fare questo slide dal 12 con il medio, così vi rimane libero l'indice. Lentamente lo facciamo una volta. Slide 3, 4, 1. È il fa diesis. Do, si, do, si. Devi sempre usare indice e anulare. Ma quando faccio il passaggio Dal? dal fa diesis Sempre indice. anche Anche il fa diesis. L'indice lo sposti avanti, ok? Ve la lascio da fare così. Allora, quel pezzettino qua, vi mando anche il video.